facoltà. Sì, sì. Sì, signor Presidente, colleghi senatori, Governo, signor Ministro, io prima di intervenire su questo argomento della riforma dei ministeri volevo dire due parole al collega senatore Renzi, semplicemente dicendo che io ho fatto il sindaco per 20 anni ininterrottamente in diversi comuni dal 1995 e ho smesso l'anno scorso. E devo dire che tutti questi effetti roboanti, questi effetti scenografici, scintillanti che lei dice non li ho visti, assolutamente. Ho sicuramente, ma questo al di là dell'appartenenza politica, ho invece visto i notevoli tagli che ha visto tutti i sindaci, non solo quelli della Lega, ma tutti i sindaci di tutti i colori politici, i tagli e i trasferimenti agli enti locali, quelli sì. Quelli sì. Si rivolga alla Presidenza, per favore. Sì, signor Presidente. Può anche indirettamente parlare con altre persone, ma attraverso la Presidenza, non è un colloquio privato. Lei ha perfettamente ragione, sarà un po' il torcicollo, ma vedo di rimediare. Ritornando sull'argomento, discutiamo oggi sull'opportunità di mettere assieme l'agricoltura e il turismo. Turismo che tecnicamente, se vogliamo entrare tecnicamente nell'argomento, passa dai beni culturali al Ministero dell'Agricoltura. Dal dibattito in Commissione è emerso evidentemente che non tutti siamo d'accordo, abbiamo appena sentito l'intervento del collega Battistoni, Forza Italia, che anche lui con i suoi distinguo non è d'accordo, il collega Renzi, abbiamo capito che effettivamente questa riforma non va. Però io credo che sicuramente bisogna guardare avanti, perché secondo me con questo provvedimento invece nasce un grande ministero dell'agricoltura, nasce un grande ministero del turismo che ci può dare grandissime opportunità. Oggi di fatto l'agricoltura, non solo l'agricoltura, anche l'enogastronomia e la cultura già convivono assieme felicemente da anni. Stiamo parlando in questo contesto di un pacchetto di circa 200 milioni di turisti che ogni anno vengono nel nostro paese. E vengono nel nostro paese non solo per guardare le bellezze naturali che possono essere le pinacoteche, i musei, gli scavi, ma vengono anche spesso e volentieri per approfittare della nostra capacità per quanto riguarda il settore culinario e l'agroalimentare. Lungo tutto il nostro paese sono distribuite, e meglio, troviamo delle eccellenze. Se andiamo dalle Dolomiti, che sappiamo tutti quanti sono patrimonio mondiale dell'UNESCO, alla Valle dei Templi, che è in Sicilia, è tutto un territorio da visitare, da ammirare, da apprezzare e da valorizzare. La gente ci viene volentieri, lo sappiamo, perché il nostro è effettivamente il bel paese. A tutte queste persone, a tutta questa gente, a tutti questi turisti, bisognerà pur dare ospitalità, a tutte queste persone bisognerà pur dare da mangiare, bisognerà pur fargli apprezzare la nostra capacità enogastronomica. La nostra è una realtà consolidata, è una realtà consolidata il fatto che molti turisti scelgono da molto spesso solo ed esclusivamente dei percorsi enogastronomici. È risaputo che il nostro paese è famoso in tutto il mondo, chiaramente tra le altre cose, per l'eccellente capacità nel saper far da mangiare e saper far da mangiare bene soprattutto. Non a caso abbiamo dal 2010 come patrimonio immateriale dell'umanità, abbiamo riconosciuto dall'UNESCO la dieta mediterranea, che è sicuramente un orgoglio per il nostro paese. Un paese che riesce a offrire ai propri visitatori 809 tra DOP, IGP, STG, chiaramente in questi compresi anche la grande varietà di vini. Ricordando che i vini sono, ma non serve che lo dico io, è chiaramente a conoscenza di tutti, sono una parte importantissima della nostra capacità di fare agricoltura. Se poi vogliamo entrare nel dettaglio, arriviamo che
abbiamo 4.700 tipicità regionali. Questo ci fa capire la forza che la nostra agricoltura, i nostri agricoltori, sono capaci da sempre di mettere in campo. Da mercoledì 1 agosto. Ed è solo attraverso la valorizzazione e l'offerta capillare di tutta questa enorme biodiversità di prodotti che riusciamo a vincere la sfida della ricettività turistica. Rispetto agli altri paesi, la nostra agricoltura è un punto di forza per il settore enogastronomico. E in questa direzione, valorizzando le piccole ma buone produzioni dei nostri agricoltori, la Lega ha presentato un disegno di legge dal titolo Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni locali. Lo abbiamo presentato proprio in questi giorni, in maniera tale da permettere agli agricoltori di vendere direttamente i loro prodotti, sfuggendo così, finalmente, liberandosi così, finalmente, dalla morsa dei commercianti che spesso e volentieri speculano sul prodotto e sul lavoro dei nostri agricoltori. Aggirando i vincoli della Comunità Europea, con questo provvedimento riusciremo a farlo sicuramente, vincoli che ancora oggi purtroppo non ci permettono di fare una vera legge sull'etichettatura. Una legge che permetta al consumatore di sapere con certezza da dove proviene, chi lo ha prodotto, come e quando è stato fornito un determinato genere alimentare. Il turismo enogastronomico e la ricettività collegata hanno delle potenzialità enormi. Pensiamo solo all'indotto dei souvenir alimentari, parlo dei prosciutti, dei salumi, dei formaggi. Queste sono le cose che i turisti vogliono portarsi a casa. Difficile portarsi a casa un mattone del Colosseo, difficile portarsi a casa un reperto storico. Lo dico con ironia, invece un salume, un prosciutto, qualsiasi altro prodotto della nostra gastronomia, i turisti se lo portano a casa volentieri. È un indotto che sta crescendo in maniera enorme. Sappiamo che il settore degli agriturismi in questi ultimi anni sta crescendo di un 10% all'anno. Stiamo parlando di valori di circa oltre 23.000 agriturismi nel nostro paese. Un paese, il nostro, che ha 8.000 chilometri di coste, non è secondo a nessuno, non solo per i prodotti riguardanti l'agricoltura, ma anche sia per la ricettività balneare e anche per il settore ittico, dove anche in questo settore sicuramente abbiamo molto, molto da dire. Cosa ci serve? Bisogna crederci e lavorare nella giusta direzione. Il riordino del Ministero dell'Agricoltura e del Turismo lo hanno già di fatto i cittadini lo hanno già messo in pratica. I turisti senza neanche aspettare i lavori di quest'Aula. Questo matrimonio, secondo me, non sa da fare, lo dicono il PD, lo dice Forza Italia, perché loro con manzoniana memoria sono un po' come i bravi che dicono non dobbiamo fare questo matrimonio. Io invece credo, in questo mi rivolgo al governo, mi rivolgo al ministro Centinaio, noi dobbiamo andare avanti, non dobbiamo andare avanti perché la strada è quella giusta. Agricoltura e turismo di fatto sono già assieme, li hanno messi assieme i cittadini. Avanti tutta chiaramente, ce lo chiedono gli italiani. Erano diversi anni che nel nostro paese l'agricoltura aveva bisogno finalmente di idee chiare che sono arrivate con le nuove proposte di questo governo, idee chiare che sono arrivate con il programma del ministro Centinaio. Noi della Lega lo sosterremo sicuramente convintamente. Buon lavoro, signor ministro. Grazie.